Salmoni, finalmente posso far vedere una piccola parte del mio mondo che mi sono creato. Venite. Vorrei cominciare con le console disposte PlayStation 4 ed Xbox One S. Queste le alterno a seconda di come mi serve. Per esempio, se devo fare una live sulla PlayStation, basta che cambio l'HDMI sul Game Capture, che adesso sta attaccato sull'Xbox. Due pad dell'Xbox perché ovviamente costano di meno i pad dell'Xbox. Questo costa 70 euro, quello con 30 euro, quello col cavo te la puoi anche cavare. Un vecchio, diciamo, un ritorno di fiamma per questa tastiera e mouse che si illuminano. Questi l'avete già visti. Il monitor momentaneamente è questo. Il computer è quello lì, anche se non vi posso fare vedere niente di che, è un assemblato. Questo attrezzo qui è il mio, diciamo, gioiello più grande. Questo attrezzo serve per praticamente, ho attaccato una ciabatta a questo qui. Se va via la corrente per circa 2-3 ore, dipende dalle batterie, o la corrente anche se la corrente non c'è. Quindi se sono in live e mi va via la corrente, io rimango comunque in live perché sia la connessione internet che tutto quello che ho qui intorno sta attaccato qui. Praticamente la corrente non mi può fottere. Abbiamo la webcam, il microfono disposto a seconda perché qualche volta lo tengo così, qualche volta anche così. Dipende poi dalla situazione. Vabbè, la webcam pure si sposta in continuazione. Il televisore sul quale mi godo i momenti. Qui ovviamente metto il televisore, cioè metto il monitor così e leggo la chat mentre sono in live. La stampante, perché giustamente la stampante può mancare. La pila di giochi che non so che cazzo c'entra. E qui ci manca ancora un, cioè, è un work in progress. Manca l'ultimo pezzo, che dovrebbe essere questo qui con Scarlett. Dovrebbe essere angolo della musica. Infatti, verranno spostate leggermente più in là le scrivanie. Verrà l'angolo della musica, ma non ho avuto proprio il tempo di farlo. Come non ho avuto il tempo di farvi vedere il resto dello studio perché purtroppo è tutto un work in progress. Quindi ci vediamo tra un mesetto. Chi lo sa. Nel frattempo spero che tutto questo vi sia piaciuto. E questa è l'unica cosa che sono riuscito a fare nell'ultimo periodo. Ragazzi, io spero vi piaccia. Poi fate voi. Mi raccomando, lasciate un bel like, un commento, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti. E al prossimo video.